Ed eccoci qua, io sono Nidu e bentornati su Nidu Channel. L'universo di Star Wars è tipo enorme, ma tanto enorme. Ci sono razze, popolazioni e soprattutto un sacco di pianeti. Alcuni sono caldi come la tipa a 3 km da te e altri sono ghiacciati come la mia anima. Insomma, ce ne sono davvero di tutti i tipi. Alcuni più pericolosi di altri. Sono tipo tantissimi, infatti ho fatto molta fatica a fare una top 5. Tra film, videogiochi, fumetti e libri siamo riusciti a scoprirne veramente un sacco. E perciò eccoci qua con una bella top 5 sui pianeti più pericolosi di Star Wars. Spoiler, è una classifica personale, quindi è basata sulle mie esperienze, le mie conoscenze del mondo di Star Wars. Perciò ragazzi io vi invito anche a dire la vostra qua sotto nei commenti, dicendo magari qual è secondo voi un altro pianeta dell'universo di Star Wars abbastanza pericoloso, anche perché ovviamente non ci possono stare tutti in un video. Appurato ciò, partiamo subitissimo con la quinta posizione. Al quinto posto veramente partiamo alla grande con il pianeta lavico Mustafar, diventato famoso con la trilogia prequel e con il terzo capitolo. Questo pianeta presenta una fortissima attività vulcanica, causata anche dalla forte attrazione gravitazionale causata dai due giganti gassosi che gli orbitano vicino. È arido, è in perenne eruzione ed è praticamente privo di vita, se non per due tribù autoctone del pianeta, ovvero due tribù mustafariane che hanno addirittura supportato i separatisti quando hanno occupato il pianeta. Ma per il resto è un pianeta assolutamente inabitabile, ricoperto di lava e roccia fusa e con un'atmosfera estremamente pericolosa. Infatti ha un'atmosfera tossica ed è consigliabile utilizzare dei respiratori se si vuole rimanere sul pianeta per tanto tempo. Ma mi sa che questa nozione dell'atmosfera Anakin e Obi-Wan Kenobi non la conoscevano, visto che per tutto il tempo sono rimasti senza respiratore. Insomma, è un pianeta dove nessuno vorrebbe vivere, visto che non ci puoi neanche stare più di tanto. Perciò, quinto posto Mustafar. Avete presente quella paura di vagare in eterno in un'enorme distesa di nulla e vuoto fino ad arrivare alla pazzia? Ebbene, questo pianeta esprime perfettamente questo concetto, ovvero Abafar, il pianeta praticamente del nulla. Non c'è molto da dire su questo pianeta se non che è vuoto, è un'enorme distesa di nulla, è un'enorme distesa di deserto piatta e vuota, senza vita, senza nulla, se non qualche creatura come i Void Strider, che sono praticamente degli avvoltoi, quindi figurati. Infatti questo pianeta serve soltanto per estrarre il ridonium, un elemento molto prezioso nell'universo di Star Wars. E tra l'altro, se mai qualche sventurato dovesse iniziare a vagare in questo enorme deserto, rischierebbe di diventare pazzo a un certo punto. Quindi, quarto posto per Abafar. Questo pianeta, in realtà, già lo conosciamo, o almeno chi è iscritto al mio canale già lo conosce. Vi ricordate la storia del Project Blackwing? Ebbene, tutto è partito da qui. Odasser Faustine era uno dei tanti pianeti Sith in cui era presente un'Accademia Sith. Un'accademia gestita da Darth Dreyar, costruita dagli stessi studenti. Alcuni sono anche morti durante la costruzione. Su questo pianeta Darth Dreyar aveva iniziato a studiare un virus per rendere immortali i propri studenti o comunque le persone in generale. Ovviamente tutti quanti sappiamo che questa cosa è andata storta. Darth Dreyar in realtà ha creato il virus che poi è stato riutilizzato per il Project Blackwing, trasformando tutti i suoi apprendisti in zombie. Ebbene, Odasser Faustine non solo è un pianeta freddo e perennemente sferzato da bufere, ma è anche un pianeta con gli zombie. Quindi magari non ci andiamo? Che ne dite, Questo ragazzi è un classicone, quindi potevo non metterlo in alto nella classifica. Stiamo parlando di Datumir, la terra delle sorelle della notte, ovvero questo gruppo di esseri sensibili alla forza, esperte nell'alchimia e nel lato oscuro. Pensate, questo pianeta è talmente tanto impregnato dalla forza e anche dal lato oscuro che prima era rigoglioso, ma poi è andato a consumarsi piano piano, diventando praticamente una distesa di sabbia e rocce. Fantastico. Inoltre, come abbiamo anche sperimentato grazie a Star Wars Jedi Fallen Order, la fauna di Datumir non è esattamente una delle più piacevoli.
spiacevoli, come ad esempio i Nidak o anche soltanto i Rancor, che ok, i Rancor ci sono anche in altri pianeti, ma quelli di Datomir sono grossi addirittura 10 metri e vengono utilizzati dalle Sorelle della Notte come mezzo di trasporto. Cioè, complimenti! Insomma, questo pianeta è impregnato dal lato oscuro, dall'alchimia, dalle Sorelle della Notte che hanno praticamente il controllo del pianeta, infatti è un matriarcato, pensate un po', ed è pieno di creature velenose e pronte a ucciderti. Quindi complimenti a Datomir. Sarò sincero, ero veramente tanto indeciso sulla prima posizione. Volevo mettere un pianeta tipicamente Sith, che sono proprio la cosa più pericolosa del mondo, tra odio, rabbia, guerra, impero, insomma, non scherzano i Sith. Volevo un pianeta per mostrare quanto fossero potenti e ostili nell'universo di Star Wars. Perciò all'inizio mi ero detto, sai cosa? Mettiamo Exegol. È arido, non c'è nessuno ed è un pianeta ricco di Sith. Perché no? Poi però, il lato oscuro mi ha ricordato una cosa. Perciò al primo posto abbiamo Corriban, la patria dei Sith puro sangue e dei Jedi ribelli. Un luogo arido, pieno di deserti e canyon, in cui il lato oscuro è stato studiato e applicato, fino a essere utilizzato per dare vita al primo impero dei Sith. Per molto tempo Corriban era popolato dai Sith puro sangue, ovvero degli abili guerrieri esperti nell'alchimia e nelle conoscenze del lato oscuro. Inoltre, sempre questa popolazione aveva sviluppato per le sue guerre di conquista delle creature pazzesche geneticamente modificate, come ad esempio il Wyrm o il Tukata, che sono delle creature mai viste, create appositamente dai Sith puro sangue per essere inarrestabili nelle guerre, rendendo di conseguenza il pianeta pieno di creature minacciose per tutti quanti. Nonostante non sia rimasto molto dei Sith, se non qualche studioso che è andato lì a rifugiarsi, è un pianeta desertico, arido, inospitale ed è pieno di pericoli e creature mai viste. Gli stessi Sith fanno fatica a sopravvivere su Corriban, per dirvi, quindi probabilmente è uno dei pianeti più ostili e pericolosi di tutto l'universo di Star Wars. Perciò mi sento in dovere di mettere al primo posto Corriban, la patria dei Sith puro sangue, nonché il pianeta originario dell'impero dei Sith. Ce ne saranno sicuramente molti altri, nelle mie ricerche ne ho trovati alcuni veramente molto pericolosi, però non sarebbe bastata né una top 5 né una top 10, non ne sarei uscito più. E voi che cosa ne pensate? Qual è secondo voi il pianeta più pericoloso dell'universo di Star Wars? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti, lasciate un like, condividete, iscrivetevi e attivate la campanella. E detto questo, con un buff, vi saluto.